Uno dei più celebri libri sul viaggio in cammino, Le vie dei canti di Bruce Chatwin, racconto diario sul lungo viaggio in Australia e nelle credenze degli aborigeni, con letture affidate a Nery Macquarie, attore, conduttore, musicista. È stata la combinazione dello spettacolo che i dialoghi sull'uomo hanno proposto a Pistoia per uno degli appuntamenti più attesi del festival. Si parla del rapporto tra l'uomo e la terra e poi ovviamente declinato a seconda delle culture diverse. In questo caso Le vie dei canti parla degli aborigeni australiani e del loro rapporto con la terra, che evidentemente ha assunto quelle forme e quella sostanza. Credo che più andiamo avanti, più parliamo di temi che riguardano il clima, il nostro pianeta, e più dobbiamo ricordarci da dove veniamo e rimpossessarci di un rapporto con la terra, sia metaforicamente che materialmente, che forse abbiamo un po' smarrito. È vero che sta crescendo la consapevolezza rispetto a questi temi, ma non è mai troppo ribadirla. Con lo spettacolo con Nery Macquarie si è conclusa la 12ª edizione del Festival di Antropologia del Contemporaneo, promosso da Fondazione Caripita Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli. Tornato con le sue tante iniziative in presenza dopo un rinvio causato dall'emergenza sanitaria e dopo essersi, per la stessa ragione, svolto in modalità online. La sfida di quest'anno era proprio quella di riuscire a tornare in presenza nelle piazze di Pistoia. E devo dire che questa sfida è stata vinta, tant'è che abbiamo avuto circa 6.000 presenze, tutti gli eventi hanno visto il tutto esaurito, così come hanno avuto il tutto esaurito anche le passeggiate e gli eventi per i bambini. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla voglia di condivisione e di partecipazione che ha fatto sì che nella nostra città tornasse a respirarsi quell'atmosfera di festa e serena che ha sempre caratterizzato le precedenti edizioni del festival e che quest'anno ha assunto un significato ancora più particolare. L'Università di Adelaide col massimo